Benvenuti ad una nuova puntata della Chiesa nella città. Iniziamo subito da un momento felice, tradizionale, ma sempre nuovo. La reddizio simboli. Tanti, tantissimi i giovani che fanno ben sperare, e non solo la Chiesa. Sono 500 e ognuno consegna nelle mani dell'arcivescovo la propria regola di vita. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, come tradizione, la celebrazione del vespero presieduto dal cardinale l'avvio al cammino dei 18-19 anni. Questi ultimi così concludono il loro itinerario bennale e appunto iniziano quello del gruppo giovani, accompagnati in questo reddizio simboli dagli educatori e dai diciottenni. Che a loro volta danno avvio ufficialmente all'itinerario spirituale che li porterà a scrivere la loro regola di vita. Si riflette intorno al tema dell'anno pastorale, il campo e il mondo. Abbiate in Cristo il vero, definitivo, stabile e fecondo centro affettivo e oggettivo dell'io, dice il cardinale ai giovani e aggiunge: Se Gesù diventa il centro affettivo, il sentiero della vita diventa chiaro, un sentiero che conduce ad attraversare tutta la realtà, perciò preghiamo bene insieme, eh, col cuore aperto e con la mente convinta. Giulia, che cosa hai scritto, se lo puoi dire, nella tua regola di vita? Ho raccontato un po' chi sono, cosa faccio nella vita, cosa ho scelto di fare all'università e cosa spero di fare come lavoro nella mia vita, di diventare un medico e quindi mi sono iscritta a medicina e poi ho raccontato il perché ho scelto un determinato brano di Vangelo come punto fondamentale attorno al quale far ruotare la mia regola e qual è? è il brano di Giovanni XV in cui Gesù dice che se noi rimarremo nella sua gioia la nostra gioia sarà piena e su questo poi ho articolato la parte della preghiera, della condivisione del servizio, del mio rapporto con Dio, con gli altri e con le attività quotidiane alla luce della ricerca della gioia piena. Insomma, una signora lettera. Eh, boh, spero di riuscire a essere in grado di seguirla. Penso che. Penso che comunque in quello che sia importante, appunto come veniva detto alla fine, è quello che noi abbiamo fatto oggi, questo gesto di consegnare la regola di vita. È un po' dire che vogliamo cercare di far entrare la presenza di Dio nella nostra vita. Ognuno, come ricordava l'arcivescovo, ha fatto le sue scelte, c'era gente che proviene da varie facoltà, chi lavora, comunque tutti noi siamo legati da questo filo rosso che è la fede. Alla fine stiamo cercando di dare dei paletti che ci accompagnano nel nostro cammino che è iniziato da un po' di anni e che vogliamo appunto cercare di continuare. Nella fede. E appunto dopo poco a sera, questa volta, tutti i giovani della diocesi si ritrovano in Duomo per il secondo momento dell'aredizio, la veglia di preghiera, che si articola tra le righe della Parabola del Buon Seme e della Zizzania, e con Evangelica scelta dall'arcivescovo per questo anno pastorale. Tre le tappe, o meglio, le navate, della grande cattedrale che è una veglia. Il ringraziamento per l'abbondanza del buon seme che il Signore sparge nella nostra vita. Il riconoscere con senso di realismo che esiste anche la zizzania, quella di un riposo che diventa alienazione, tempo sciupato, svilito dalle trasgressioni, dalle dipendenze e dalla noia. Di un lavoro che non c'è, degli affetti che si consumano in fretta e superficialmente. Ma il dolore è incontrare nel, nel pianto il volto del crocifisso che ti guarda, come ci ha detto il Papa. Infine, la terza navata della cattedrale. Trovare il coraggio di giocarsi, di stare in e nel campo che è il mondo, senza paura. Come diceva Madeleine Debraille, non può non andare colui che possiede il tuo spirito, Signore. Devi andare sulla strada della tua vita, commenta il cardinale. Avete davanti l'avventura bella, buona, vera della vita. Dipende però dal gioco della tua libertà. Mendicarla la prospettiva giusta dal Signore Gesù con cuore lieto, con capacità, con desiderio di amare bene, di lavorare rettamente, di custodire nel riposo sano la vostra personalità. Bene, rimaniamo nell'ambito giovanile con la presentazione di un'indagine in un convegno di cui vi renderemo conto nella prossima puntata. Una ricerca importante, come ci spiega don Maurizio Tremolada, che l'ha seguita, identità, appartenenza e pratica religiosa dei venti trentenni. Si tratta della presentazione di una pubblicazione che abbiamo curato a livello regionale, che affronta proprio questo tema, il rapporto tra i giovani e la fede i giovani 20-30 anni e quindi è un tema importante perché ci stanno a cuore i giovani e ci sta a cuore anche il Vangelo e trovare tutte quelle connessioni possibili per mettere insieme queste due realtà. Un dato particolarmente interessante che emerge appunto da questa analisi. Beh, un primo dato è quello demografico che i giovani... In particolare in Lombardia sono proprio pochi, il 12% della popolazione. E tra questi diversi si professano non credenti. È un dato che ci interpella molto, ma che leggiamo anche non in contrapposizione alla, alla fede, ma come anche desiderio di ricercare, perché questi giovani hanno comunque una dimensione spirituale che non trova nelle forme tradizionali l'espressione, quindi... Questi giovani ci interpellano e con loro vorremmo anche interrogarci e dialogare, come anche di recente il Papa stesso ha fatto, con realtà appunto non credenti. Bene, allora vi segnaliamo questo convegno. Ovviamente chi ci ascolta magari in replica di domenica eh, non potrà più eh, parteciparvi perché sabato 12 ottobre dalle ore 9:15 presso il centro diocesano di Via Sant'Antonio 5 a Milano. Convegno regionale di Pastorale Giovanile Vite da Giovani. Poi vi sarà però dopo questa di Milano una tappa a Cremona e anche una a Brescia. La pubblicazione di cui abbiamo parlato, la ricerca è a cura dell'ODL degli oratori delle diocese. Lombarde. Bene, e ora ehm, parliamo di un altro convegno di grande importanza perché è un momento in cui si approfondirà la libertà religiosa ed è inserito il cardinale, l'ha voluto inserito come momento cardine dell'anno costantiniano. E proprio l'arcivescovo di Milano, il cardinale Scola, lo aprirà. Vediamo. Dall'inizio della programmazione il cardinale immaginava questo convegno, come vedete anche dai loghi, che coinvolge tutto il mondo accademico e della riflessione milanese. L'idea di questo convegno era ben strutturata dal cardinale, era per far vedere che noi non celebriamo semplicemente in modo archeologico la libertà religiosa così come l'ha immaginata Costantino, ma ci interessa vedere la libertà religiosa come sfida oggi soprattutto di fronte a quel cambiamento che sta vivendo la città di Milano, che sta diventando una società sempre più plurale per la presenza degli immigrati, ma anche per un'evoluzione culturale in atto nel modo di intendere il rapporto tra società e religione. Il convegno, come vedete, affronta i vari ambiti, vuole fare una fotografia della situazione, ne vuole analizzare una dimensione istituzionale, soprattutto vuole ragionare in modo filosofico e teologico su... Il modo che il cristianesimo ha per abitare questo nuovo contesto e utilizzare la fede che ci è data per costruire il futuro e camminare verso il regno. E dunque ecco il convegno dal 16 al 18 di ottobre. Si svolgerà in Università Cattolica il giorno 16 e il giorno 18 cioè l'apertura e la chiusura mentre giovedì 17 sarà presso l'Università degli Studi di Milano che si trova in festa del perdono il convegno si intitola Religioni, Libertà e Potere come abbiamo detto lo aprirà il Cardinale Scola vi sarà anche una relazione subito dopo del Cardinale Toran e poi moltissime le voci internazionali verrà concluso il giorno venerdì 18 verso le 12.30 proprio da Monsignor Luca Bressan che abbiamo ascoltato Ascoltato nella nostra intervista. E ora è tutto per la prima parte del nostro programma, ma rimanete con noi perché torniamo con la seconda e poi anche con la terza, quindi a tra pochissimo. Questa seconda parte della nostra Chiesa. Come abbiamo detto già la scorsa settimana, lo faremo. Apriremo appunto questa seconda tranche con le visite sul territorio, alle realtà locali del Cardinale Scolo. Un impegno pastorale, particolarmente amato, lo dice lui stesso, dall'arcivescovo. Questa volta siamo a Locate Varesino. Era il 4 ottobre 1913, quando il Cardinale Ferrari consacrava la chiesa Santi Quirico e Iulitta a Locate Varesino e oggi a ricordare questo anniversario è il Cardinale Scola, che arriva nel paese circondato da grande affetto. Ricordare un secolo di storia è stata per noi l'occasione per riflettere sulla fede e su come esserne testimoni, dice subito il parroco Don Luigi Brambilla. Le prime parole del Cardinale nell'Omelia sono quasi una risposta ideale. Accogliendo il Vescovo... Voi non accogliete soltanto la sua persona, ma accogliete colui che lo manda. E chi lo manda? Lo manda lo Spirito di Gesù risorto. La fede, motivo per cui sono tra voi, deve essere criterio di vita negli aspetti quotidiani che siamo chiamati a vivere, negli affetti, nel lavoro, nel riposo. Il pensiero va appunto al lavoro, che oggi manca, specie per i giovani, ma è a un orizzonte più ampio, il mondo che coinvolge tutte e tutti, che l'Arcivescovo invita a guardare. Pensiamo con grande dolore alla tragedia di Lampedusa, pensiamo alla fatica del mondo del lavoro, pensiamo alla fatica ad accogliere i tanti che vengono nel nostro territorio sospinti fuori dalla loro patria per guerre, per mancanza di cibo, ci dobbiamo impegnare per ritrovare in maniera consapevole, convinta, non abitudinaria, non convenzionale la fede e allora il nostro Paese ritroverà energie fresche e sarà fattore di effettiva edificazione. Una sollecitazione a ritornare a dare del tuo al Signore, dice ancora il Cardinale, per cambiare il cuore e offrire una testimonianza di fede autentica. Da qui l'interrogativo ultimo, da porsi con umiltà: chi sono io come cristiano? Che ne è della mia fede? E l'auspicio. Prendete occasione dalla scelta delle missioni, utilizzate bene la nuova parte dell'oratorio, perché cosa? Per approfondire la fede in Gesù che ci porti a un'accoglienza, a un un'ospitalità. Poi, dopo lo stringersi dei fedeli intorno al cardinale, la festa è in oratorio, con tanti bambini e giovani, la benedizione della nuova, moderna e funzionale alla degli spazi oratoriani, con un momento di intensa commozione, quando si scopre la targa, qui è intitolata la sala interna dove poco dopo il cardinale incontrerà i preti del decanato di Tradate, sala dedicata a Nadia, una semplice mamma impegnata in oratorio e che ora non c'è più. Il cardinale invece domenica 20 ottobre sarà in Duomo a Milano alle ore 11 per il pontificale, nella festa, nella solennità della dedicazione della cattedrale. Sarà un momento importantissimo, come sempre, la terza domenica di ottobre. Presenti anche le corali parrocchiali della diocesi e si chiuderà l'anno dedicato al cardinale Giovanni Colombo che proprio 50 anni fa, il giorno 20 ottobre del 1963, entrava solennemente come arcivescovo in diocesi di Milano. Ma quello stesso giorno, sempre il 20 ottobre, a conclusione del pontificale, ci sarà anche un momento particolarmente significativo che abbiamo a cuore, perché l'arcivescovo benedirà la statua del beato Don Carlo Gnocchi. Che aveva grande legame con il cardinale Colombo erano nati nello stesso anno, nel 1902. Pensate, il cardinale Colombo definiva il beato Don Carlo Gnocchi, fondatore della Pro Juventude, il poeta, l'artista della carità. Ebbene il cardinale Scola benedirà la statua, che poi verrà posta sulla mensola 211 all'esterno della cattedrale, entrerà così fra le mm, grandi statue che fanno belle in tutti i sensi il nostro Duomo. Nella prima parte abbiamo eh, parlato di libertà religiosa con il convegno, ve lo ricordo, importante, 16 e 18 ottobre a Milano. Ci si può iscrivere anche online al convegno su www.chiesadimilano.it. Bene, dicevamo libertà religiosa, ma eh, questa assise è stata preceduta da un incontro, noi c'eravamo, dove il protagonista è stato l'arcivescovo di Karachi in Pakistan, che diciamo così prova... Sulla propria pelle, della propria gente, veramente la limitazione della libertà religiosa stessa. La situazione l'ascolteremo direttamente da lui. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai fratelli che soffrono a causa della fede. Monsignor Giovanni Balconi, responsabile del coordinamento dei centri culturali della Diocesi, spiega così la linea su cui si muove l'intera interessante e coinvolgente serata di convegno svoltasi presso l'Università Statale, con il titolo La libertà religiosa testimonianza diretta della Chiesa che soffre, promossa dal coordinamento appunto e dall'Organizzazione di diritto pontificio Aiuto alla Chiesa che soffre. Ospite d'eccezione con la sua lectio magistralis l'arcivescovo di Caracci, Joseph Kutz. L'incontro, momento di riflessione in vista del grande convegno del 16-18 ottobre prossimi, che verrà aperto dal Cardinale Scola, è stato un modo ulteriore nell'anno costantiniano per approfondire la questione della libertà religiosa, che, come ha affermato il presidente di ACS Italia Massimo Lardo, è la cartina di tornasole, lo diceva già Giovanni Paolo II, della civiltà di un Paese. E se per Luigi Amicone, direttore dei Tempi, la nostra libertà, la nostra democrazia dipendono da ciò che sapremo fare per difendere la libertà di espressione religiosa di ciascuno, per Giulio Giorello, filosofo e docente in statale, laddove non vi è libertà, non c'è semplicemente fioritura dell'uomo, sia esso credente, non credente, agnostico o anche ateo. Infine, appunto, l'arcivescovo Kutz, che ha disegnato il quadro doloroso, o meglio, tragico, della situazione in Pakistan, con la persecuzione ormai sistematica dei cristiani. A causa, certo, della famosa legge sulla blasfemia, sempre più spesso solo un alibi per attaccare altre fedi, ma anche per una percezione sbagliata nel mondo islamico della cristianità, come ha spiegato i nostri microfoni. Eccellenza, qual è la situazione dei cristiani in Pakistan? Well, at the more we had a very bad Recentemente abbiamo avuto un'esperienza terribile, il 22 settembre, l'attacco alla chiesa Peshawar. Questa esperienza è stata imputata agli attacchi dei droni da parte degli americani che dovrebbero. Fermare questi attacchi perché sono loro la causa degli attacchi da parte dei fanatici, degli estremisti musulmani. Cosa chiede alle chiese in Occidente un vescovo che vive una situazione così difficile nel proprio paese? Ci deve essere più consapevolezza di queste forme estreme di islamismo. Non sta parlando dell'islamismo comune, dei musulmani comuni, ma delle forme più estreme e pericolose dei talebani. Il problema dei talebani è legato a ciò che sta succedendo nel loro paese confinante, l'Afghanistan. Il problema dei talebani è legato a una situazione critica più globale in cui intervengono anche problemi susseguenti agli interventi delle forze nato e alla presenza di queste in Afghanistan. Ciò che lui sta cercando di fare è di suscitare più consapevolezza nei paesi occidentali rispetto a questi problemi globali. Thank you very much. E allora spostiamoci idealmente dal Pakistan ad un'altra terra dolorosamente colpita e tribolata la Siria, perché? dal 10 ottobre presso lo spazio espositivo PVC che si trova in via Monterosa 91 a Milano una mostra benefica intitolata Tra terra e cielo 24 opere pittoriche di paesaggi di Pierluca Bencini che eh, è pittore ma soprattutto è un dermatologo molto noto a Milano e questa mostra è fatta per aiutare la Siria, infatti le opere verranno poi messe in vendita Uh, proprio per sostenere la popolazione poverissima di un villaggio maronita a che si trova nella diocesi di Aleppo dove da tempo è attiva una comunità di suore trappiste. Gli orari sono dalle 10 alle 14 e 17 20 presso lo spazio ricordo pvc a Milano. Ancora, eh, vogliamo segnalare uno spettacolo bello che si chiama Credo, a conclusione dell'anno della fede, sarà il 18, il 19 e il 20 ottobre, nello spazio Fiera Milano Congressi, il Mico che si trova in Viale Eginardo eh, Venerdì e sabato, giorno 18 e do, giorno 19, si inizia eh, nel pomeriggio verso le 6 con l'accoglienza e poi il musical alle 20.30, domenica 28. 20 eh, il musical sarà alle 17. Durante eh, questi diciamo, tre giorni verrà presentato anche il libro L'abbraccio che ha scritto madre Elvira che è eh, la fondatrice 30 anni fa della comunità Cenacolo che anima. Questo bello spettacolo che vi invitiamo di andare a vedere, insomma, diciamo così. Adesso ci lasciamo ancora una volta, ma torneremo per concludere la nostra trasmissione ancora con dei servizi, tra cui uno molto importante. A tra pochissimo. Ancora ben ritrovati. Adesso vi portiamo in una delle più belle e antiche basiliche di Milano, una basilica come è chiamata matrice, appunto, quello, quelle chiese che sono state le madri diciamo, della fede nella nostra città. Per me poi è la più bella, lasciatemelo dire perché è la mia parrocchia. Vi andiamo con il cardinale a San Simpliciano per la consacrazione dell'ordo Virginum. Il vostro impegno definitivo vi renda testimoni del bell'amore, l'amore che è per sempre e che resta fedele. Nella Basilica di San Simpliciano, oasi di fede e bellezza nella Milano cristiana fin dall'epoca di Sant'Ambrogio, il Cardinale Scola presiede di fronte a molte centinaia di fedeli il rito di consacrazione nel Lordo Virginum. Due le consacrande, che arrivano a dire il loro sì definitivo al Signore, dopo un cammino di preparazione durato, secondo gli ordinamenti della Chiesa Ambrosiana, sei anni. Laura De Capitani di Osnago e Marzia Ticozzi di Pasturo si aggiungono così al centinaio di consacrate del Nord Virginum della nostra diocesi, parte fortissima delle 500 presenti in tutta Italia. Vogliamo invocare per loro una fedeltà luminosa e incandescente, dice in apertura della celebrazione Monsignor Piantanida, vicario episcopale per la vita consacrata. E di grande gioia e commozione per l'impegno definitivo di queste due donne parla anche l'arcivescovo. Un impegno sineglossa, sottolinea, nella modalità e nello stile della vita di Gesù stesso. In San Simpliciano, anticamente chiamata proprio Basilica Virginum, forse edificata da Ambrogio, risuonano allora le parole del santo patrono nel suo De Virginitate. Cristo è tutto per noi. Qui sta il problema della fede dei cristiani postmoderni. Se Cristo sia tutto per noi e il resto sia solo conseguenza. La vostra scelta rappresenta una straordinaria occasione nella verginità consacrata. Voi oggi siete prese a servizio della Chiesa ambrosiana e l'Arcivescovo vi invita ad essere testimoni del bell'amore che la testimonianza della gratuità che l'amore genera, gratuità di relazioni, gratuità di rapporto ai beni, castità, quindi obbedienza, questa testimonianza sia realmente una sorgente viva di rinnovamento. All'interno della nostra Chiesa. Dunque, un prendere sul serio il modo con cui Cristo ama, amando per primo. Amate per prime e amate in ogni istante, in ogni situazione, come se fosse l'unico e ultimo istante. Dopo i momenti dell'intensa liturgia della consacrazione con appunto il Silo voglio le l'itanie dei santi, il rinnovo del proposito di castità, la preghiera di consacrazione, la consegna dell'anello che esprime l'unione sponsale con Cristo e del libro delle ore. È una gioia grandissima e nello stesso tempo un impegno e il timore di saperlo portare a compimento. Com'è che nasce la vocazione a consacrarsi nell'ordo Virginum? È una vocazione che nasce all'interno del cammino ordinario che si fa nelle parrocchie e nei decanati e che poi uno pian piano scopre di avere dentro di sé. Lei cosa fa all'interno appunto del, diciamo, della parrocchia ma anche nella vita? Eh? Ma io lavoro in un centro diurno per disabili, per adulti disabili e nella parrocchia presto qualche piccolo servizio nell'animazione della liturgia riceviamo e volentieri segnaliamo dal 18 ottobre al 29 novembre presso l'Istituto delle Suore Orsoline, Via Lanzone 53 a Milano, corso di formazione permanente promosso dall'Usmi, l'Unione Superiore Maggiori d'Italia della nostra diocesi. Il titolo di questa serie di eh, incontri che si terranno dalle 14:45 alle 16:45, Testimoni dell'amore di Cristo, abitiamo la storia con lo sguardo critico della fede. Ci si può Telefonicamente il numero lo avete visto. E ancora vogliamo però segnalare un appuntamento che riguarda il cardinale, questa volta fuori dai confini del nostro paese, perché l'arcivescovo sarà in Francia a Parigi e a Le Mans nei giorni 17 e 18 ottobre, il 17 al Collège de Bernardin a Parigi, dove eh, verranno presentati alcuni suoi volumi tradotti in lingua francese, Il mistero Nunziale e una nuova laicità, mentre il 18 18 in mattinata sarà a Le Mans presso il Palazzo dei Congressi per un colloquio all'interno di un convegno sulla nuova evangelizzazione, il titolo come proporre la fede in una società secolarizzata e al pomeriggio ospite di un incontro Grande Moen, cioè i testimoni grandi testimoni Ora vogliamo avviarci alla conclusione del nostro programma, quasi però come se fosse un sigillo, non certo perché sia un argomento ultimo naturalmente, ricordando i morti di Lampedusa, con la veglia promossa dalla diocesi, per non dimenticare. Tanti dolori, tante sofferenze per i bambini, per quelli che aggiungono nella terra giusta, non so. Tanti dolori, non ho, non ho parole. Si prega, si sosta in silenzio, si proclama la parola di Dio, si leggono le parole del Papa e del Cardinale Scola. È un dare voce a chi non ha più voce è la preghiera in ricordo delle vittime di Lampedusa, veglia che viene celebrata nella Basilica di Santo Stefano, che si riempie per intero di milanesi e di decine di uomini e donne di origine eritrea. Monsignor Giancarlo Quadri, responsabile dell'Ufficio per la Pastorale dei Migranti della Diocesi, legge il messaggio del Cardinale Scola. Accanto a lui, tra gli altri, il vicario episcopale per la città di Milano, Monsignor Faccendini, il direttore della Carità Sambrosiana, Don D'Avanzo, il presidente di Casa della Carità, Don Colmegna, i due cappellani della comunità eritrea a Milano. Il nostro pianto si fa preghiera, scrive il cardinale. Nessuno di noi può chiamarsi fuori dalla tragedia di Lampedusa. Il valore e la dignità della persona devono essere posti a fondamento di ogni umana relazione. E vengono ben prima di ogni diversità. All'autorità politica, nota ancora nel suo messaggio l'Arcivescovo, compete la retta regolamentazione del fenomeno dell'immigrazione. Chiediamo pertanto alle autorità italiane ed europee di collaborare con solerte decisione alla ricerca e all'attuazione di nuove ed equilibrate politiche per l'immigrazione. La Chiesa sia sempre pronta al primo intervento di accoglienza, conclude il cardinale. Qualcuno piange, qualcuno preghi ininterrottamente in ginocchio. Si proclama la parola di Dio nel brano di Caino e Abele. Padre Bernardo Mica, il capellano degli Eritrei, significativamente richiama le parole dell'omelia di Papa Francesco pronunciata proprio a Lampedusa l'8 luglio scorso. Ma soprattutto appunto si prega, si fa silenzio, tutti insieme, senza distinzioni, presenti anche rappresentanti di altre chiese cristiane, di altre religioni. È naturale che io senta un dolore profondo per queste vittime della, uh, di questo gravissimo incidente, è naturale perché sono i miei fratelli, può darsi che ci sia anche qualche mio parente prossimo, qualche mio fratello, quindi è logico, è naturale che io senta un, una tristezza, una mestizia, un dolore profondo. Le testimonianze stringono il cuore in un dolore che pare quasi poter toccare con mano. Monsignor Faccendini dice: Prego con voi perché il dolore impianto pianto resti a lungo in noi. Padre Giuseppe Trotta, gesuita, chiede la forza, anzi la grazia, di vergognarci tutti, come ci ricorda Papa Francesco. Lasciamo piangere il nostro cuore, aggiunge Monsignor Quadri, dopo che un canto giapponese e la preghiera di un monaco buddista hanno reso, se possibile, ancora più intensa quell'espressione antica e sempre nuova, tratta dalla pagina di Matteo. Chi accoglie voi accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Alla fine nasce spontanea la melodia della preghiera funebre tradizionale del popolo eritreo. Il problema principale, la veglia vorrebbe chiedere a chi partecipa di cambiare dentro in modo da ricordare sempre e uscire con un impegno preciso di attività, di fatti, di cose che cambiano un po' la realtà. Come si potrebbe cambiare questa realtà? Proprio partendo dal basso. Diciamo, se uno esce veramente con questa convinzione, poi dopo uno dei campi che vengono denunciati da questi fatti possono benissimo essere... Presi da qualunque cittadino come impegno suo. Pensiamo ad esempio che cosa vuol dire il tema dell'Europa. Che cosa continuiamo a parlare di Europa e Europa quando non ne siamo convinti dentro, almeno adesso parlo molto in generale. No? Parliamo di conflitti, di guerre. Che cosa significa È chiedere che finiscano le guerre se dentro di noi siamo pronti a rinnovarle continuamente? E siccome nulla come ciò che abbiamo ascoltato e le vicende... Eh, di Lampedusa dimostrano che il campo è il mondo con il titolo della lettera pastorale Via da percorrere incontro all'umano vi eh, indichiamo che martedì 15 ottobre alle ore 21 presso la sede del Lucide che è l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti in Via Bigli 15A in pieno centro a Milano Monsignor Mario Delpini che è il Vicario Generale della nostra Diocesi presenterà appunto la lettera pastorale. E ora invece mh, parliamo di azione cattolica, perché è la giornata mh, parrocchiale dell'azione cattolica il 13 ottobre e potevamo dimenticarla, no davvero? Ascoltiamo. Un momento per sottolineare il legame eh, sul territorio con il territorio. Assolutamente sì, assolutamente il legame dell'azione cattolica con il territorio. Forse sarebbe meglio dire evidenziare il fatto che tutti i soci dell'azione cattolica sono dentro al territorio. Eh, L'azione cattolica non propone niente di astratto, vuole proporre un'esperienza di fede coniugata assolutamente con la vita. È dalla vita che emerge il profilo, la misura, la forza della fede dei soci di AC. E tutto questo a servizio di tutta la comunità cristiana. L'azione cattolica non ha altri argomenti se non innanzitutto gli argomenti proposti dagli indirizzi pastorali del suo vescovo. Anche una lezione eh, più avanti per sottolineare il legame con la parola di Dio di un'associazione come la C. Il rapporto eh, con la parola di Dio è un eh, rapporto molto forte e molto fecondo, dalla vita alla parola e dalla parola alla vita. La lezione divina proposta quest'anno è sul libro del profeta Giona e si capisce bene, era il profeta inviato a portare il lieto annuncio alla grande città ribelle come Ninive. E questo è di estrema attualità per quelli che sono gli indirizzi pastorali del nostro arcivescovo. È una Lio quindi che vive sotto il segno di questa domanda. Ma quando il Signore realmente perdona, noi cristiani che facciamo? Dobbiamo sentirci risentiti o dobbiamo sentirci consolati? La risposta, magari nella Lezio. La risposta è assolutamente nell'Alessio, ma è sempre una sorpresa la risposta, perché la grandezza della misericordia di Dio non è mai scontata, è sempre sorprendente. Siamo giunti alla conclusione di questa nostra puntata, ma permettetemi per la sua rilevanza di ricordarvi ancora il convegno filosofico-teologico sulla libertà religiosa, che è momento cardine dell'anno costantiniano, religioni, libertà e potere. Si inizia il 16 ottobre, mercoledì, dalle 14.30. Presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Aula Magna, con il Cardinale Scola. Le iscrizioni anche online su www.chiesadimilano.it. Ora è davvero tutto, noi ci rivediamo la prossima settimana e gli orari anche delle repliche della nostra Chiesa le vedete in questa sigla di chiusura. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.